Cari amici di Voci dal Cilento, ben trovati da Anna Velia Salerno e dall'associazione Voci dal Cilento all'appuntamento con la nostra trasmissione settimanale dedicata all'informazione. In questa puntata ampio spazio ad alcune iniziative natalizie. Intanto però in primo piano una iniziativa che riguarda i cittadini di Castel San Lorenzo. Presto navigare in internet non sarà più un problema per i cittadini di Castel San Lorenzo che potranno usufruire di un servizio che sarà messo a disposizione dal comune. L'amministrazione guidata da Gennaro Capo infatti ha approvato la proposta della società Convergenza SPA che permetterà di navigare senza problemi per diverse ore al giorno gratuitamente. La società con sede a Capaccio ha infatti proposto al comune l'attivazione dei servizi OpenNet che consentiranno ai cittadini e ai visitatori di fruire gratuitamente del collegamento ad internet a banda larga per 4 ore al giorno, un impegno da parte del comune che permetterà l'attivazione di un servizio ormai diventato indispensabile sia per i residenti sia per i turisti e visitatori che troveranno a loro disposizione una cittadina accogliente e moderna in un contesto storico importante. È davvero una bella notizia che possiamo dare ai nostri concittadini e chi ci farà visita a Castel San Lorenzo, perché abbiamo aderito a una proposta che ci è stata fatta da Convergenza SPA di allestire wifi gratuite, cioè collegarsi a internet gratuitamente per i nostri concittadini. E diciamo che è davvero una bella notizia perché la tenevamo già in mente da tanto tempo, però non siamo mai riusciti a metterla in campo. Quindi questo servizio servirà ai cittadini, come dicevo prima, che si potranno collegare gratis a questa diciamo wifi e massimo che possono restare collegati sono 4 ore e per i nostri diciamo turisti che verranno a visitarci nel periodo estivo potranno così diciamo collegarsi a questo servizio, scaricare e vedere i loro profili Facebook e controllare le proprie email. Ritengo che sia un servizio ai nostri concittadini importante perché avranno la possibilità di non pagare i collegamenti che quando hanno bisogno di collegarsi purtroppo devono fare degli abbonamenti oppure sottoscrivere dei contratti con le società telefoniche. Già è attivo il servizio, solo che stanno completando i lavori e quindi è una cosa proprio che si tratta a giorni, per cui ognuno si potrà collegare, fare le varie procedure per il collegamento, così avranno la connessione direttamente da Wi-Fi. Ed ora, come accennato all'inizio, parliamo delle iniziative per il Natale. A Bellosguardo, presso la chiesa di San Michele Arcangelo, è in esposizione un singolare presepe realizzato dall'Accademia del Presepe. Un barcone di naufraghi in mezzo al mare è una delle immagini più suggestive del presepe artistico in esposizione nel centro storico di Bellosguardo, nella chiesa di San Michele Arcangelo, realizzato dall'Accademia del Presepe. Rappresenta un tema di forte attualità, ossia il dramma di chi fugge da guerre e carestie, pur sapendo di poter trovare nel Mediterraneo solo la morte. Nell'opera l'attualità si mescola al tema della provvidenza, che l'Accademia e la parrocchia hanno voluto scegliere per fare proprio il messaggio di Papa Francesco. La provvidenza di Dio passa attraverso il condividere con gli altri. Il presepe realizzato dall'Accademia, della quale fanno parte giovani e meno giovani, è contraddistinto dalle scene tipiche di un presepe e per i personaggi in movimento grazie al dispositivo meccanico realizzato da un meccanico Amedeo Brancato. Una vera e propria opera d'arte in cui il barcone che ondeggia in mezzo al mare ed una postazione della Croce Rossa che soccorre i feriti ben si sposano con l'immagine della Natività. Il presepe sarà in esposizione fino al 15 gennaio ed è visitabile tutti i giorni dalle 16 alle 19. Nuova opera, un nuovo capolavoro che è attuale in questo contesto un po' di emergenza e anche dell'anno giubilare che si è inaugurato pochi giorni fa, proprio di questa provvidenza, di questo aiuto verso chi è più bisogno, di cui rivolgere la misericordia. E infatti vediamo nel presepe che c'è una barca con dei profughi a bordo che testimonia appunto tutto quanto sta accadendo ormai da tanto tempo nel Mediterraneo. Sì, sconvolgimento di popoli e questo richiama anche alle coscienze a vivere, accogliere insomma coloro che soffrono. Gesù manifesta anche questa emergenza, questo aiuto anche venendo in mezzo a noi, dimostrando che anche nel più povero è presente Lui.
Ovviamente si tratta di una vera opera d'arte che trasmette un messaggio, così come è stato sempre fatto. Ancora una volta però, Don Nicola, sottolineiamo la grande partecipazione di grandi e piccoli a questa opera. Sì, oltre all'Accademia del Presepe, composta da alcuni adulti e da alcuni giovani, c'è anche la collaborazione dei ragazzi, dei bambini della scuola materna. Ed ora andiamo a Rocca d'Aspide, dove come ogni anno l'amministrazione comunale retta da Girolamo Auricchio ha organizzato in piazza 20 settembre l'iniziativa Arriva Babbo Natale, promossa in collaborazione con la Nappi Sud. Grande festa a Rocca d'Aspide per la manifestazione Aspettando Babbo Natale, che è stata organizzata dall'amministrazione comunale retta da Girolamo Auricchio nell'ambito delle manifestazioni natalizie. L'evento ha visto la partecipazione degli alunni delle scuole dell'infanzia, elementare e media del territorio, ai quali la Nappi Sud, azienda leader nel settore della gestione dei rifiuti da sempre vicina all'amministrazione comunale, ha donato dei simpatici gadget. La manifestazione si è svolta con il sostegno della banca di credito cooperativo di Aquara, rappresentata dal presidente Luigi Scorziello, presente all'evento, e con la collaborazione dell'associazione Mamme Creative, presieduta da Angela Quaglia, che ha realizzato degli oggetti natalizi con il coinvolgimento delle scuole. Non potevamo non ripetere anche quest'anno questa bellissima manifestazione che stiamo facendo qui a Rocca d'Aspide. Sono circa 700 alunni dell'Istituto Comprensivo di Rocca d'Aspide, quindi scuola materna, elementare e media. Per noi è una grande soddisfazione poter riunire qui insieme a noi tutti questi bambini, questi piccoli giovani di Rocca d'Aspide che sono il futuro del nostro territorio. Per noi è una gioia infinita stare insieme a loro. Ora sono diversi anni che stiamo collaborando praticamente, già da diversi anni mettiamo a disposizione il gruppo musicale dei, diciamo, vestiti da Babbo Natale, ma credo che questa è una delle tradizioni importanti che dobbiamo sempre preservare, soprattutto perché questo è il Natale, è un po' il momento dei bambini, dove i bambini ecco, sono loro praticamente a essere gli attori di questa bella festa. Quindi la loro fantasia e il loro orgoglio, ecco, gira sempre intorno a Babbo Natale. Infatti, tanti poi crescendo sanno, capiscono che Babbo Natale è una, voglio dire, è un qualcosa creato, però fino a una certa età tendono sempre a crederci. Quindi, voglio dire, resta nei bambini veramente quell'entusiasmo bello. Noi fa molto piacere partecipare a questi be belli eventi perché ormai di caloroso sono rimaste queste poche cose. Quindi per noi è proprio un piacere regalare un sorriso a questi bambini, dare una speranza a questi bambini, no, perché questa è una bella iniziativa. Comunque sono considerati bambini, anche se soltanto con queste piccole cose, però vengono considerati. E restiamo a Rocca d'Aspide per parlare dei mercatini natalizi che sono stati realizzati nell'ambito di questa iniziativa dell'amministrazione comunale dall'Associazione di Promozione Sociale Mamme Creative. Proseguono le attività dell'Associazione di Promozione Sociale Mamme Creative che nell'ambito del programma di eventi natalizi predisposti dal Comune di Rocca d'Aspide ha organizzato un mercatino natalizio in piazza 20 settembre con tanti oggetti e tante idee regalo natalizie rigorosamente fatti a mano. L'Associazione da oltre un anno opera a Rocca d'Aspide in ambito sociale coinvolgendo soprattutto i bambini, anche quelli piccolissimi, e i bambini delle scuole hanno partecipato all'iniziativa in piazza realizzando degli originali manufatti con il supporto della scuola. Nello specifico noi abbiamo come associazione di promozione sociale abbiamo coinvolto le scuole, almeno alcune classi delle scuole, a partire dalla scuola dell'infanzia, la primaria e la scuola secondaria di primo grado. Abbiamo invitato i ragazzi praticamente a realizzare dei lavori da esporre e da vendere appunto in questo mercatino. Devo dire, loro hanno risposto, non tutte le classi in verità, però le classi che hanno risposto con molto entusiasmo, in collaborazione con le loro mamme, con le loro insegnanti, hanno realizzato delle
cose che in pratica il ricavato di queste vendite servirà ad acquistare materiale scolastico, qualcuno andrà a fare la gita, andrà a vedere il Piccolo Principe al cinema, insomma hanno lavorato tanto questi ragazzi, anche noi dell'associazione Mamme Creative, ci sono altre associazioni di volontariato. Il vero Natale probabilmente per una comunità è questo, la collaborazione, cioè lo spirito, l'entusiasmo, lo spirito di sacrificio, anche di rinuncia tante volte, e il lavoro, veramente il lavoro da parte di mamme, famiglie, bambini, insegnanti, voglio dire, la partecipazione di una grande amministrazione, perché tutto sommato c'è una grande attenzione appunto da parte dell'amministrazione e delle aziende locali per questa, un'attenzione particolare per i bambini, e questo è importante, insomma, la crescita di una comunità si vede da questo, dalla grande collaborazione. Ancora a Rocca d'Aspide in chiusura per parlare del grande albero di Natale allestito in piazza 20 settembre e del singolare giardino incantato. Non è Natale senza albero, ed ora anche a Rocca d'Aspide c'è. Già bastavano le luci del giardino incantato a far vivere l'atmosfera natalizia, ma quest'anno l'amministrazione comunale retta da Girolamo Auricchio ha voluto fare di più per incentivare lo shopping e per valorizzare la città. Ha fatto installare in piazza 20 settembre un maestoso albero dalle mille luci blu di 11 metri di altezza che domina tutta la piazza, che ora si presenta in tutto il suo fascino dopo i recenti lavori di riqualificazione che si sono conclusi da poco. E mentre sono in corso ancora i lavori per la rete idrica e qualcuno alimenta delle polemiche sulla celerità dei lavori, l'albero sembra aver messo d'accordo tutti, facendo accantonare per un po' anche i più critici qualche disagio legato alla piazza chiusa. Naturalmente a richiamare a Rocca d'Aspide turisti in cerca di suggestioni, ma poco inclini a rimanere imbottigliati nel caos di Salerno, c'è il giardino incantato che anche quest'anno, come il precedente, ha trasformato la piccola e suggestiva piazzetta De Marco. Anche qui, come in altre piazze salernitane, farfalle, renne e grandi fiori colorati fanno bella mostra di sé, donando alla piazza un aspetto molto suggestivo, la location adatta per foto e selfie. Le luminarie sono a cura della 2M Illumination di Laurino, che ha posizionato nei giardini della piazzetta fiori, cuori, pacchetti regalo che scintilleranno per tutto il periodo natalizio per la gioia di residenti e visitatori. Ed è tutto per questa puntata di Voci dal Cilento, che come sempre potete rivedere sul nostro sito vocidalcilento.it, ma vi ricordo che potete trovarci anche su Facebook, Twitter e YouTube. Colgo l'occasione per augurarvi buone feste a nome mio e a nome dell'associazione Voci dal Cilento. Grazie ancora a tutti e auguri!